E questo alle mie spalle, il viadotto di Puleto chiuso e posto sotto sequestro perché a rischio collasso, un provvedimento che di fatto ha spaccato in due l'Italia. Tra i percorsi alternativi per chi deve attraversare questa manciata di chilometri che collegano la Toscana all'Emilia-Romagna c'è il valico di Via Maggio. L'unico percorso adiacente alla E45 sarebbe infatti la strada statale Tiberina 3 bis, metalmente sconnessa e dissestata da essere inagibile, chiusa al traffico ormai da anni. Dunque questa è l'unica alternativa per il traffico locale, non ipotizzabile ovviamente per le lunghe percorrenze e con evidenti difficoltà per i mezzi pesanti. Qui ci troviamo sulla cima del valico di Via Maggio, lungo la strada provinciale 50. Per raggiungere questo posto da Sansepolcro ci vogliono circa 25 minuti. Mi sta provando un sacco di difficoltà. Perché devo arrivare a Bagna di Romagna. Sto facendo un percorso alternativo. Più lungo? Molto più lungo. Com'è questa strada? Strada di montagna. Abbiamo proseguito nel nostro percorso, adesso ci troviamo lungo la Marecchiese in località Passo del Podere. Alle mie spalle invece lo svincolo, a destra si può raggiungere Rimini, a sinistra invece la località Le Balze per immettersi nuovamente sulla E45. Un percorso alternativo che però richiede un'oretta in più ed è lo stesso percorso che tutte le mattine, da quando ovviamente è chiusa la E45, alcune decine di studenti che provengono dall'Emilia-Romagna devono percorrere per poter raggiungere gli istituti scolastici toscani. Adesso dobbiamo fare da San Piero, dobbiamo arrivare alle Balze, riscendere giù, arrivare via Maggio e fare tutto e tornare indietro fino alla Pieve. Quanto si allunga? Circa un'ora e un quarto. Praticamente diventa un viaggio della disperazione perché poi la strada non è delle migliori, sicché è un viaggio, un bel viaggio per questi ragazzi. Così avanti non si va, perché se arrivi a scuola ti tocca dormire sul banco. È una situazione difficile. A che ore suona la sveglia adesso? Prima mi suonava alle 6:30, 5:20. L'Istituto Omnicomprensivo Fanfani Camaiti di Pieve Santo Stefano infine fa sapere che per gli studenti coinvolti dai disagi è garantita la disponibilità ad accogliere le iscrizioni nei convitti.